Buonasera e ben ritrovati con una nuova edizione del TG Venezia. A 8 giorni dall'apertura del cantiere, con sopralluogo del sindaco Luigi Brugnaro, alle ore 12 di questa mattina è stata finalmente rimossa l'ovovia del ponte della Costituzione a Venezia. Dopo la rimozione, la struttura è stata caricata su un motoponte con cui alla mezzanotte di oggi verrà trasportata a Punta della Dogana. Ieri il governatore della regione Veneto, Luca Zaia, ha annunciato nel corso del consueto punto stampa della sede della Protezione Civile la riapertura dei centri estivi. Alla conferenza stampa era presente anche un gruppo di educatrici di asili nido e scuole dell'infanzia che hanno sottolineato come i servizi per i più piccoli e i loro genitori siano ingiustamente finiti nel dimenticatoio, tanto da non essere nemmeno citati nell'allegato dell'ultimo DPCM del governo. Nel testo mancano anche chiarimenti e linee guida in relazione alle riaperture di parchi divertimento, Luna Park, centri sociali e culturali, tanto che nei giorni scorsi la funzione pubblica CGIL di Venezia ha intimato cautela, sottolineando come, in assenza di delineate normative di sicurezza per l'aggregazione dei piccoli, delle educatrici e del personale ausiliario, la riapertura non risulterebbe sicura. Per contro, in previsione della riapertura prevista per il 3 giugno, l'assessore alle politiche educative del Comune di Venezia, Paolo Romor, ha effettuato una serie di sopralluoghi in alcuni istituti scolastici della città. Siamo pronti ad aprire il 3 giugno i 27 asili nido e le 18 scuole dell'infanzia del territorio, ha dichiarato l'assessore. La settimana prossima procederemo con le sanificazioni e disinfezioni degli ambienti e per tutto il personale è prevista la sottoposizione al test sierologico. Ha aggiunto poi: stiamo lavorando a un'organizzazione scrupolosa, applicando le regole dettate dalle linee guida ministeriali. Dobbiamo, nella massima sicurezza, ripristinare e garantire i diritti fondamentali dei bambini, l'incontro tra pari, il gioco e l'educazione, tutti elementi fondamentali per il loro benessere. L'incapacità di gestire i numerosi assembramenti, verificatisi in questa prima settimana di riapertura, stanno portando molti gestori di bar e locali a considerare l'opzione di chiudere la propria attività in attesa di tempi più sicuri. Ad intervenire al fianco dei gestori di pubblici esercizi è la Confcommercio del Milanese. Diversi locali, hanno spiegato il presidente Ennio Gallo e il direttore Tiziana Molinari, dopo pochi giorni si sono dovuti misurare con l'effettiva impossibilità di fare allo stesso tempo i baristi e gli ispettori. Dopo aver lavorato per garantire distanziamento dei tavoli, igienizzazioni e presidi di sicurezza, molti di loro sentono una responsabilità che di fronte alla non osservanza delle regole diventa insostenibile. Dopo 2 mesi e mezzo di serrande abbassate, l'ultima cosa che desiderano è essere multati o addirittura chiusi per il mancato rispetto delle disposizioni. Il presidente Gallo ha poi voluto sottolineare l'importanza determinante della collaborazione da parte dei consumatori, in assenza della quale non solo il rischio di contagio e di una conseguente ricaduta aumenterebbe esponenzialmente, ma andrebbe a concretizzarsi anche quello di vedere nuovamente chiusi gli stessi bar che tutti da lungo tempo desideravamo riaprissero. Ma gli assembramenti e il comportamento leggero di molti fa preoccupare anche gli stessi medici che fino a poche settimane fa lottavano per salvare i malati di coronavirus che riempivano i letti dei loro ospedali. A pochi giorni dalla chiusura della terapia intensiva del Covid Hospital di Jesolo abbiamo intervistato il dottor Fabio Toffoletto dell'area critica dell'US4. Sentiamo. Allora, io credo che tutti abbiano e tutti stiamo attendendo con ansia la fine di questa emergenza. Ed è comprensibile anche forse una certa euforia quando si vedono dei buoni dati, dei buoni risultati, ma questo non è sostanzialmente prodotto di sacrifici fatti prima. Che possono essere vanificati, si sta presto a vanificare un sacrificio durato un paio di mesi che è costato moltissimo economicamente, è costato moltissime vite umane, con pochi comportamenti anche irresponsabili. Cioè, se c'è avere un comportamento responsabile vuol dire voler bene a chi sia accanto, a chi sia a casa, ai propri genitori, ai propri parenti, perché una persona da sola può causare dei danni enormi. Quindi giusto essere contenti perché sia finito, però sapere che abbiamo sempre dietro le spalle qualcosa di cui conosciamo poco, abbiamo poche armi per combatterlo e l'unica arma che si è dimostrata efficace è stato un comportamento responsabile di tutti. Si è visto che non è che colpisca soltanto le persone anziane, solo le persone che stanno male, eccetera. E quindi uno dice, vabbè, non mi riguarda, perché io sono giovane, sto bene. No,
può colpire anche i giovani, può colpire anche le persone che stanno bene e con effetti devastanti. Sostanzialmente di questo virus, di questa, conosciamo purtroppo, essendo venuto alla ribalta da pochissimo tempo, conosciamo molto poco. Anche le terapie stesse sono terapie che si sono sviluppate e in parte consolidate negli ultime settimane, non mesi, quindi siamo di fronte a un nemico estremamente pericoloso, contro cui però abbiamo un'arma efficacissima che è il comportamento responsabile, come l'ha più volte anche sottolineato il governatore, e un comportamento responsabile che ci costa poco ad attuarlo, ma che ci può costare tantissimo in termini di vite umane e di sofferenza se non lo adottiamo. Ripeto, conta molto di più un comportamento responsabile, mantenere la mascherina, mantenere la distanza sociale, che tante rianimazioni. Conta molto di più questo che tutto il resto. Conta molto di più prevenire che poi curare oppure seppellire i nostri morti. La giunta comunale ha approvato una serie di misure a sostegno delle attività economiche e commerciali di Jesolo in vista della stagione estiva. Il provvedimento va ad aggiungersi alla disapplicazione dell'imposta di soggiorno per le attività ricettive alberghiere ed extraalberghiere per il mese di giugno 2020, che sarà discussa e votata nel corso del prossimo Consiglio comunale. Per quanto riguarda le attività economiche e commerciali, è in programma l'esenzione al pagamento della COSAP, canone di occupazione di spazi e aree pubbliche, dovuto agli enti locali. Inoltre, per favorire il rispetto delle prescrizioni sul distanziamento sociale, il Comune di Jesolo ha deciso di concedere a gestori di bar e locali la possibilità di chiedere un ampliamento esterno lungo la zona a traffico limitato serale, così da avere maggiori spazi per accogliere la propria clientela. Un'altra misura importante è quella che è stata presa nei confronti di locali di pubblico spettacolo e discoteche. Il Comune, in accordo con le diverse categorie, tra cui il SILB, concederà la sospensione temporanea della licenza di pubblico spettacolo utilizzata per lo svolgimento delle attività, confermando quella per la somministrazione. In questo modo, discoteche e disco bar potranno diventare provvisoriamente ristoranti performanti con spazi adeguati per la clientela, che potrà così godere della possibilità di cenare o fare aperitivo con il valore aggiunto di una buona musica di sottofondo. E questa mattina i carabinieri della compagnia di Sacile, in provincia di Pordenone, hanno sottoposto a misura di custodia cautelare 5 persone tra Friuli e Veneto per traffico di eroina e cocaina. Le indagini, avviate già nel novembre del 2019, hanno portato all'arresto di 13 persone in totale tra italiani, nigeriani ed albanesi. I carabinieri avevano concentrato la loro attenzione su NV, una 25enne italoamericana residente ad Aviano, che si muoveva spesso in compagnia di una coppia del Pordenonese. La donna si dedicava sia al consumo che allo spaccio di cocaina ed eroina, procurandosela da diversi fornitori. Tramite la donna, i carabinieri sono risaliti al pusher, sia italiani che extracomunitari, i quali svolgevano la loro attività di spaccio a Mestre, Pordenone, Sacile, Conegliano, Vicenza, Padova e Rovigo. E anche per questa edizione è tutto, vi lascio ora le ultime notizie da Padova con il nostro direttore Massimo Righetto e vi auguro una buona serata.